Buongiorno a tutti. Siamo qui nella sede della FLC CGL nazionale. Siamo con Manuela Calza della Segreteria Nazionale. Buongiorno Calza. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, parliamo di pensioni. Pensioni 2024. Calza, i giochi sono fatti, insomma c'è da dire più o meno ecco, quante decine di migliaia di lavoratori, docente ATA, qualche dirigente andrà in pensione e poi parliamo un po' delle pensioni che attendono tantissimi ultra sessantenni e quali sono le condizioni future legate poi alla prossima legge di bilancio. Iniziamo dall'attualità. E in pensione dal 1 settembre 2024 quanti lavoratori della scuola andranno? Ma prevediamo, anzi secondo le stime fatte, le istanze presentate ormai quasi un anno fa, perché è preciso anche questa anomalia che riguarda il mondo della scuola, che le lavoratrici e i lavoratori sono costretti a presentare istanza di pensione con quasi un anno di anticipo, proprio per i tempi che sono previsti a livello ministeriale. Parliamo quindi di circa 30.000 lavoratori, di cui oltre 20.000 docenti e circa 10.000 ATA che accederanno appunto alla pensione con il 1 settembre 2024. È un numero che decisamente in calo rispetto a qualche anno fa, quando le opportunità di uscita anticipata dal mondo del lavoro andavano più incontro alle esigenze delle lavoratrici e lavoratori. Oggi, con le restrizioni che ci sono state, evidentemente si è anche ridotto notevolmente il numero delle persone che maturano i requisiti di uscita. Bene Calza, parliamo adesso un po' di quello che attende i lavoratori che sperano di andare in pensione con qualche anno di anticipo. Le promesse possiamo dire che erano state fatte in campagna elettorale, in particolare dalla Lega, non hanno avuto finora alcun esito, anzi possiamo dire che c'è stato un andamento peggiorativo rispetto alle possibilità di deroghe e di anticipo rispetto a quella che era la situazione di alcuni anni fa. Possiamo ricordare quali sono le modalità per andare prima dei 67 anni, che sono quelli previsti dalla legge Monti-Fornero, in pensione, e soprattutto anche a quale prezzo, perché ricordiamo che l'anticipo comporta anche spesso una decurtazione non soltanto proporzionale ai contributi in meno versati in quegli anni appunto che si decide di non svolgere, ma anche legati appunto a forme di penalizzazione decise a priori. Ma innanzitutto, come diceva lei, è vero che sono state assolutamente disattese le premesse e le promesse fatte in campagna elettorale. Oggi in realtà assistiamo anche a un annullamento, io direi, delle possibilità di andare in pensione anticipata, ovvero rimane il requisito contributivo, quello appunto che dà accesso al pensionamento con 41 anni e 10 mesi, si dice anticipato, ma insomma io penso che dopo 41 anni 10 mesi per le donne e 42 anni 10 mesi per gli uomini non si possa certo parlare di anticipazione, ma comunque rimane questo requisito, mentre sono state affossate appunto tutte le altre possibilità, non solo perché la quota 100 nel corso degli anni è diventata quota 101, quota 102 e per il 2024 quota 103, ma perché prevede una penalizzazione con un passaggio completo al sistema contributivo, che come si sa è un sistema estremamente penalizzante. E anche per quanto riguarda opzione donna, che era un'altra facoltà che veniva riconosciuta pur con la penalizzazione, questo da sempre, del passaggio al sistema contributivo, in realtà oggi viene innalzato il requisito anagrafico, che è passato a 61 anni, ma soprattutto anche una limitazione delle donne che hanno diritto ad accedervi, perché viene riconosciuto semplicemente alle donne che sono o in condizione di invalidità oppure che esercitano attività di assistenza a familiari con disabilità e quant'altro. Quindi anche da questo punto di vista c'è una grave penalizzazione.
ammortizzazione. Rimane in qualche modo la possibilità di accedere alla cosiddetta APE sociale, che in realtà è un'indennità, non è una vera e propria pensione, un'indennità riconosciuta fino al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia, appunto, ma ecco, anche questa è riconosciuta soltanto ad alcune categorie di lavoratori cosiddetti gravosi, quelli che svolgono attività, ma nel settore scuola riconosciuto esclusivamente agli insegnanti di scuola dell'infanzia e da un paio d'anni anche agli insegnanti di scuola primaria. Ecco, una richiesta sindacale, io insomma ho visto negli ultimi anni, per esempio, potrebbe essere quella di allargare l'APE sociale. Ricordo che da possibilità da attorno ai 63 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi versati, di poter allargare questa possibilità di anticipo anche alla scuola del secondo ciclo. Ma sicuramente questa è una richiesta che come organizzazione sindacale ci sentiamo assolutamente di sostenere, ma quello che noi chiediamo è più complessivamente, insomma, una riforma del sistema pensionistico che consenta davvero una flessibilità in uscita a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori e che soprattutto consenta di poter avere riconosciuto un assegno pensionistico che consenta davvero di affrontare l'età della vecchiaia con serenità e in modo dignitoso. Un aspetto che questo oggi appunto è sempre più compromesso dal fatto che il sistema contributivo si associa a un altro elemento, che è quello di carriere sempre più discontinue, caratterizzate quindi da interruzione e da salari bassi, che di conseguenza non danno neanche la garanzia appunto di avere un assegno pensionistico che sia almeno al di sopra della soglia di povertà. Bene, facciamo un'ultima domanda riguardante la prossima legge di bilancio. Cosa vi aspettate? Perché le anticipazioni, le indiscrezioni, è vero che manca ancora qualche mese, però insomma l'atto di indirizzo è in via di realizzazione, non sono così rose, sembra insomma che addirittura ecco, questa quota minima che era 100, 101, 102 si sta sempre più elevando. Ecco, voi come sindacato cosa vi aspettate e a questo punto anche cosa intendete fare per contrastare questa tendenza che, ribadisco, è esattamente, va in direzione opposta rispetto a quello che si era detto in campagna elettorale. Assolutamente sì. Che cosa speriamo ovviamente è che si provveda a mettere in mano al sistema pensionistico nella direzione di un maggiore negli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, ma quello che ci aspettiamo in realtà è tutt'altro, perché noi abbiamo già visto all'opera questo governo, un governo che invece sulle pensioni continua a far cassa sulla pelle dei lavoratori, sulla pelle di chi comunque dopo una vita di lavoro avrebbe davvero diritto a una terza età dignitosa. Noi come organizzazione sindacale ovviamente ci riserviamo di valutare quali saranno le proposte, quali saranno le intenzioni, quali saranno gli stanziamenti o i tagli in legge di bilancio in termini di previdenza, ma sicuramente, come abbiamo fatto negli ultimi anni, sarà uno dei temi per cui chiederemo ai lavoratori e alle lavoratrici di mobilitarsi, perché davvero interessa la qualità della vita di ciascuno di noi e crediamo davvero che il livello di civiltà di un paese si misuri anche e soprattutto su come viene trattata trattate le lavoratrici e i lavoratori dopo tanti anni davvero di prestazione lavorativa faticosa e prolungata nel tempo. Bene, grazie a Manuela Calza dell'FLC-CGL. Grazie a tutte e a tutti, grazie a voi per avermi dato questa opportunità.